Mi chiamo Francesco Aperti, sono 32 anni, sono nato a Caserta e ho sempre vissuto qui, tranne qualche breve parentesi lavorativa. Ho frequentato le scuole qui a Caserta, il liceo classico Giannone, dopodiché mi sono iscritto a ingegneria elettronica e ho conseguito la laurea nel 2002. Nell'anno 2000 ho trascorso 6 mesi all'estero in Olanda. L'Olanda, come tutti sanno, è la patria delle biciclette e vivendo per 6 mesi lì ho scoperto che con la bicicletta si può fare veramente tutto. Il cicloturismo è una forma di turismo ecosostenibile che fuori Campania sta andando fortissimo a livello europeo, a livello anche italiano, in tantissime regioni, anche del sud, in Puglia se ne fa veramente tantissimo. E provate a immaginare cosa potrebbe significare per un turista che attualmente visita esclusivamente la Reggia di Caserta poter disporre di bici a noleggio, stesso lì davanti al monumento vitelliano, e potersi poi muovere comodamente sia nel centro storico di Caserta oppure a portata di pochi chilometri percorrere ad esempio l'Appia e visitare i monumenti che sono prima di Santa Maria, l'anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere, Capua col suo Museo Campano e le sue altre bellezze storiche e architettoniche, dall'altro lato, diciamo sul fronte opposto, muoversi verso Maddaloni e andare a visitare ad esempio l'acquedotto Carolino e i ponti della Valle, tutto a portata di 10-15 km, che sono distanze perfettamente percorribili in tranquillità da una persona normalmente abituata ad andare in bicicletta. Abbiamo pensato insieme a due amici che sono diventati anche due soci, che a Caserta era incredibile che con un attrattore turistico come la Reggia e il parco non ci fosse un'attività di noleggio bici e di servizi per il cicloturismo, e così ci siamo lanciati, abbiamo aperto una piccola società con cui abbiamo erogato questo tipo di servizi che prima di allora a Caserta non si era mai avuta. Per vari motivi personali questa attività è stata cessata, però il Comune ha recentemente sottoscritto la Carta di Bruxelles. Si tratta di 5 punti stabiliti a livello europeo e condivisi appunto a livello di comunità europea per la promozione della mobilità dolce, della mobilità in bicicletta in particolare. Utilizzando più bici e meno auto si migliora la salute personale e quella di tutti in diversi modi. Innanzitutto facendo attività fisica, che è la prima cosa. Ci sono troppi bambini e adulti sovrappeso, obesi, e di questo ne parla l'Organizzazione Mondiale della Sanità frequentemente. Poi una situazione in cui si può andare in bici in maniera più sicura diventerebbe molto meno pericoloso, anche perché uno scontro tra due bici magari provoca qualche sbucciatura, uno scontro tra due auto sappiamo bene cosa può provocare, o tra un'auto e un ciclista, ancora peggio. Poi andando in bici non si emettono sostanze nocive, non si fa rumore, sono migliorativi della qualità della vita. Abbiamo deciso di darci un'organizzazione sotto forma di associazione. L'associazione si chiama Caserta in Bici e si propone appunto di promuovere l'utilizzo della bicicletta sia come mezzo di trasporto urbano sia come forma di turismo sostenibile a Caserta e provincia. E l'associazione aderisce a livello nazionale alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta, che svolge questi compiti appunto sul territorio nazionale. In bicicletta si può fare veramente tutto e non solo sport o la passeggiata alla Reggia. Abbiamo organizzato una serie di eventi come ad esempio gelati ciclabili, pizza in bici con le renne a Natale. Quindi iniziative che hanno fatto fare alle persone cose diverse in bicicletta, convincendoli che è un modo veramente piacevole e interessante per percorrere la città. Quindi noi riputiamo che anche in futuro magari poter offrire un servizio del tipo bike sharing, come in tante città d'Italia sta prendendo piede, quindi di bici a noleggio con gettone o con tessera, possa costituire uno dei modi per incentivare, per dare ossigeno anche alle casse degli esercizi commerciali, dei ristoranti, dei bar che non sono immediatamente all'ombra della Reggia, ma che magari sono 1 chilometro o più in là e dove un turista difficilmente si incammina. Quindi il nostro progetto, che abbiamo denominato Appia Ciclabile e che prevedrebbe la realizzazione di percorsi sicuri ciclabili da Maddaloni fino a Capua, quindi seguendo il percorso dell'Appia passando per Caserta, prevede appunto, oltre all'infrastruttura e alla messa in sicurezza dello spazio riservato ai ciclisti, anche tutta una serie di servizi accessori come possono essere parcheggi per le biciclette, magari nei pressi di punti di ristoro, brochure informative sui monumenti e sulle altre attrazioni. Soprattutto poi tanta comunicazione anche alla cittadinanza, perché una struttura come questa, che potrebbe essere interessante, molto interessante per il turismo, diventa poi, magari per tratti più brevi, utile anche a chi queste strade le percorre abitualmente per le sue esigenze quotidiane.